Irlanda, una cozzaglia di reucci che bisticciano per colline, pascoli, boschi e valli verdissime. La mia nuova isola. Azar, com'è possibile che Barid, un norreno, sia il re di Dublino? Dublino è una città vichinga, Eivor. Ma a dire il vero, i mercanti e i mendicanti che vagano ogni giorno nelle sue strade fangose giungono da ogni dove. È strano pensare a Barid come a un re. Forse ti suona troppo altisonante, ma l'Irlanda ha molti, molti re. Sono disseminati in ogni regione. E il trono di Barid non è saldo. È Flann Sin, a decidere. E chi è? Il futuro re supremo di tutta l'Irlanda. Flann diffida dei vichinghi, ma ha bisogno di lui. Barid saprà cavarsela. Non era un gran combattente da ragazzo, ma sapeva sempre arrangiarsi. Sono sicura che sia come dici. Di certo è amato dalla sua gente. Il tuo equipaggio può alloggiare qui. Vieni, cerchiamo Barid. Eivor! Sangue del mio sangue! Ma guardati! Hai gli zigomi di zia Rosta! E tu? Hai sempre lo stesso spirito da ragazzino. Ne è passato di tempo da quando lanciavamo i torsoli al vecchio Ganfrid. Non ci ha mai perdonati. E Sigurd e il clan, come va con loro? Ho molto da raccontarti, Barid. Ma prima fammi respirare l'aria d'Irlanda. Grazie per aver protetto il mio molo dai piromani in mia assenza. Il mio molo? Sì, maschiaccio. So governare sulla città anche senza di te. Eivor, arrivi giusto in tempo. Sto dando un banchetto in onore di mio figlio Siegfried, compie 17 anni. Un figlio di 17 anni? E ha anche un bel caratterino. Vieni, ho molto da mostrarti sulla via per il castello. Un regno, un figlio e un castello. Hai una gran bella vita, Barid. Castello? È una casa di legno. Ben costruita, certo. Ma Shiraz sarebbe la dimora di un modesto mercante di tappeti. Conducimi alla tua topaia da mercante, Barid.